Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, della potenza dello Spirito Santo sia con voi. E con il tuo Spirito. Siamo qui per celebrare l'Eucaristia, per dire grazie a Dio per il dono della fede, una fede che ha suscitato al secolo Fernando di Lisbona, che noi conosciamo come Antonio da Padova, l'esperienza gioiosa dell'adesione al Signore, secondo le vie del Vangelo, perché la proposta del Vangelo. Riconosciamoci bisognosi ancora di misericordia, chiediamo perdono per tutte quelle volte in cui il Vangelo abbiamo dimenticato, è diventato forza, vita della nostra esistenza quotidiana. Confesso a Dio il Padre e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza.
nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie e nei digiuni. Con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio. Con le armi della giustizia, a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama. Come impostori eppure siamo meritevoli, come sconosciuti eppure notissimi, come moribondi e invece viviamo, come puniti ma non uccisi, come afflitti ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchire molti, come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Parola di Dio. Così che Paolo scriverà a
ai cristiani di Corinto, portando dentro di sé la gioia di aver incontrato il Signore Gesù, che gli ha cambiato la vita. Conosciamo tutti la storia di Paolo di Tarso, questo ebreo convinto, lo dice lui stesso, formato alla scuola di Gamaliele. Era al momento il rabbino importante in Israele. Sceglie di lasciarsi guidare dal Signore, e questo lo porta a sentire la responsabilità di essere collaboratore, perché sa che la grazia che viene da Dio non può essere messa da parte, sottovalutata. È un dono per me, è un dono per la mente. E credo che questo sia l'essenza anche della nostra esperienza cristiana, nata il giorno del battesimo, nata e cresciuta in esperienza dove io accolgo ciò che Dio mi consegna. Momento dopo momento, storia dopo storia, anno dopo anno, cresco e mi convinco che sono collaboratore di Dio. E non voglio sprecare la grazia che il Signore mi consegna. Una grazia che mi fa andare al di là di quello che può essere il limite o l'essenziale o l'indispensabile, il sufficiente nella vita dei cristiani. Perché quando come cristiani pensiamo di fare la sufficienza, noi siamo già fuori strada. Perché il Signore ci chiede qualcosa in più, non la sufficienza, ma ci chiede la responsabilità di non sprecare la grazia. E per grazia si intende tutto ciò che mi viene da Dio. Intuizioni, giorni, amicizie, affetti, professionalità, vita quotidiana, tutto è grazia, perché viene da Dio, è un dono suo. E questa grazia, questa responsabilità mi aiuta a comprendere, il Vangelo di oggi porta le esagerazioni di Gesù, un invito a chi vuole essere suo discepolo ad andare al di là della sufficienza. Questo Gesù che dice: avete inteso che fu detto agli antichi, occhio per occhio, dente per dente. Quella che noi ricordiamo, che gli ebrei ricordano come la legge del taglione. Anche in Israele questa legge ha avuto degli sviluppi. All'inizio era l'omicidio o essere ammazzato. Poi questa legge viene modificata, viene anche mitigata, perché c'è una responsabilità. Gesù va oltre, dice: questa cosa non vale, io vi dico invece che tu non ti devi apporre al vantaggio, non devi pensare che il male lo si combatte con il male. Tu continua a fare quello che sai fare, ricevi il male ma non rinunciare a quello che sei tu, non falsificare la tua vita. E se c'è un dono, e se c'è una virtù, se c'è una maturità che hai acquistato, non ti squalificare, vivi fino in fondo la responsabilità. E come sempre Gesù, quando esagera e quando dice: se uno ti dà uno schiaffo tu porgi l'altra guancia, se vuoi il vestito tu togli anche il mantello, se ti chiede qualcuno di fare un miglio tu fanne due, sono gli esempi di una sovrabbondanza di grazia, un dono che si aggiunge al dono al quale io non posso rinunciare. Le esagerazioni di Gesù sono sempre in vista di questo di più che nella tua vita ci deve essere. Lo dice Gesù: se amate quelli che vi amano, che meglio da voi, lo fanno anche i pagani. Scegli la via del bene e combatti il male con il bene. Sii onesto con quello che hai ricevuto. Capite?
Gesù sembra così esagerato, perché ha nel cuore il bisogno del bene. Ricordate nel processo di Gesù, quando il soldato gli tira uno schiaffo sulla guancia, Gesù gli dice: scusa, ma perché mi stai schiaffeggiando? Ho detto qualcosa di offensivo, ho detto qualcosa di sbagliato. Capite? È uno che risponde con la verità, accetta il dolore dello schiaffo, ma non procura il dolore a lui. Non usa lo stesso mezzo per richiamare alla verità. Costa questo. E Gesù lo dice: se sei mio discepolo, sta cosa devi sentire. Non pensare soltanto alla sufficienza di una vita cristiana. No, dai di più, perché tu puoi, perché hai ricevuto di più, perché la grazia in te non deve essere vana. Lo ricordate a Paolo, lo ricordiamo a ciascuno di noi. Quello che abbiamo non dobbiamo sprecare in essa. Quello che abbiamo maturato nel tempo è la ricchezza, che non va sprecata di fronte a una cattiveria, di fronte al male, di fronte a chi pensa di risolvere i problemi con la violenza. Io non sono come te, io scelgo la via del bene e cerco di risolvere nel dialogo. È questo che Gesù chiedeva ai suoi discepoli e chiede a noi: un'esperienza di vita che determina le mie scelte. Noi oggi celebriamo la memoria di questo santo, Fra Fernando da Lisbona, che poi adottato divenne con tutti i requisiti italiani, no? E diventa l'Antonio di Padova che noi conosciamo, il santo delle 13 grazie, il santo delle parole, il santo di una lingua che viene usata per annunciare il Signore. Guarda caso, la reliquia della lingua è incorrotta, vuol dire che la usa da lei, non la spreca della battuta. Ma l'esperienza di questo uomo sta proprio in questo: scegliere Dio, scegliere la verità. C'è un aneddoto che ricordo sempre con gioia della vita di Antonio da Padova. Sapete, sceglie di essere tra i compagni di Francesco d'Assisi, e tra i compagni di Francesco d'Assisi Antonio da Padova era il teologo, quello che Francesco utilizzava per i consigli, per far bene. Nel capitolo delle spoglie, questo capitolo dove bisognava eleggere il successore di Francesco d'Assisi, un suo frate dice a Sant'Antonio: senti, ma tu hai le carte in regola per essere il successore di Francesco? Lui ti chiama il suo maestro. Chi più di te può avere quel posto? Antonio risponde dicendo: senti, tu mi stai inducendo all'orgoglio. L'orgoglio non sta bene, l'orgoglio non è figlia del bene. Lui usava questa espressione: l'orgoglio è come il nido delle aquile, ti porta in alto, e quando stai dentro è tutto ovattato perché è pieno di piume, ma se ti sporgi e esci dal nido, cadi e ti sfraceri. È così la verità di un cammino che è scelta quotidiana, che è stare dalla parte del bene, rinunciando alle lusinghe del mondo, rinunciando a quella invidia, a quell'orgoglio che mi pone sempre di fronte agli altri come quello che sa di più. San Paolo, parlando di Gesù Cristo, poteva dirlo con tutta la forza, però dice: io l'unica cosa che so è che Gesù Cristo mi ha convinto. Per sua grazia che la mia esperienza vive ogni giorno. Lasciamoci convincere dal bene e proviamo anche noi
a scegliere il bene come via giusta, come via che realizza, come via che costruisce, come via che non determina la distruzione dell'altro, la distruzione del mio nemico, ma cerca il bene e cerca di promuovere il bene. Che il Signore ci custodisca. Il Signore, che come abbiamo detto nel Salmo, ha rivelato la sua giustizia. Ha rivelato la giustizia per Dio è il bene che lui ha per i suoi figli. Per Dio che ha rivelato la sua giustizia e ha rivelato il bene, costi quello che costi, per ciascuno di noi, ci guidi nel cammino della vita, ci guidi nell'esperienza quotidiana, ci guidi nel progettare il nostro essere cittadini, il nostro essere presenti in quella famiglia, in quella esperienza, tra quegli amici. Ci benedica con la sua presenza, perché la sua grazia in noi non deve essere vana. La parola di Dio che abbiamo accolto ci dice che tutto concorre al bene di quelli che lo hanno. Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le nostre preghiere. Preghiamo insieme, diciamo, insegnaci a confidare in te, Signore. Insegnaci a confidare in te, Signore. Per il credente il tempo non è un'unità astronomica, ma un'offerta di grazia. Il susseguirsi dei giorni aumenta in noi di conoscenza a Dio e impegno di conversione. Per questo preghiamo. Insegnaci a confidare in te, Signore. Ogni istante è pieno della presenza del Signore e vivelo intensamente e antica sapienza cristiana. Vogliamo che la nostra giornata sia carica di opere buone. Per questo preghiamo. Insegnaci a confidare in te, Signore. La violenza è una spirale pericolosa che finisce per distruggere coloro stessi che la usano. Fa che quanti si onorano del nome cristiano sappiano rispondere al male con il bene. Per questo preghiamo. Insegnaci a confidare in te, Signore. I ricchi e i potenti tendono sempre di alleassi per difendere i loro privilegi. Rompi, Signore, ogni giusta oppressione dei poveri e guida tutti verso giustizia e carità. Per questo preghiamo. Insegnaci a confidare in te, Signore. Il Signore, fonte di vita perenne, faccia entrare nel campo eterno dei santi tutti i nostri defunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Per questo preghiamo. Insegnaci a confidare in te, Signore. La tua bontà, oh Signore, non ha confini. Concedi a noi, a tutti gli uomini, la gioia di sperimentare che la tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
la stessa luce di fede che illuminò sempre Sant'Antonio da Padova per la diffusione della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo Signore nostro, vuole la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo, città posta sul mondo, perché tutti noi possiamo arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, ha suscitato nel suo popolo Sant'Antonio e gli ha donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore e gloria del tuo luce. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua luce. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, del sangue per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione
prendiamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri, i diaconi e l'intero tuo popolo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettiti alla luce del tuo. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio, San Severino nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimediamo noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Signore, che ci hai nutriti di Cristo, pane vivo, nella memoria di Sant'Antonio da Padova, formaci alla scuola del Vangelo, perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Non potendo baciare la reliquia, ti do la benedizione con la reliquia del Signore ti custodisca e soprattutto ti dia il dono dell'uso della lingua nella mia. Antonio diceva che la natura ci ha dato alla lingua due sbarramenti, i denti e la bocca. Significa che prima di usarla dobbiamo stare attenti a usarla nella maniera giusta. Che il Signore ci dia sempre la gioia dell'uso di quello che abbiamo per orientare la nostra vita, la vita degli altri verso di noi. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Per intercessione di Sant'Antonio da Padova, vi benedica il Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Per la vostra vita glorificate il Signore e andate in pace. E diamo grazie a Dio. Buonasera. Grazie.